Ci sa fare con i bambini, Monsignor Galantino, il vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio, che ha fatto visita all'Istituto Vittorio Veneto di Castrovillari. Ad accoglierlo il dirigente amministrativo Saverio Crisolia e i piccoli con palloncini e canzoni. Lui si è fermato ad ascoltarli, proprio come fa un padre di famiglia. Ha dialogato con loro, li ha coinvolti, ha stuzzicato la loro fantasia e la loro attenzione. E loro ne sono rimasti colpiti. Cosa io voglio dire dipenderà da cosa loro mi chiederanno. Di sicuro che noi vogliamo bene a loro e che non sono il nostro futuro, sono il nostro presente. Lei l'altro giorno ha visitato anche i detenuti della casa circondariale. Che messaggio ha portato loro? Ma di sicuro è un messaggio di grande speranza per loro, ma io gli dico anche di grande impegno per tutti quanti noi. E li ho invitati anche non solo a guardare bene alla loro vita, ma mentre guardano la loro vita non dimenticare che ci sta anche chi ha sofferto per causa loro, per cui è bene che loro si sentano accolti, ma è importante anche che loro sentano l'impegno di non dimenticare il male che hanno fatto, perché quando ricordiamo il male che abbiamo fatto sicuramente ci avviamo per le vie del bene. Crede molto nel potenziale di bellezza e di speranza delle giovani generazioni, che sono il presente. Dopo l'accoglienza, Sua Eccellenza ha officiato insieme a Don Domenico Cirianni, direttore della scuola, nella piccola cappella, la Santa Messa. E diamo inizio a questa nostra celebrazione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La gioia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Presente anche il procuratore del Tribunale di Castrovillari, Francesco Giacomo Antonio, che si è soffermato a parlarci dell'istituto che ospita un centinaio di bambini tra asilo nido e scuola elementare. Ho ritenuto di dover essere presente perché è un'iniziativa encomiabile, egregia. Peraltro questa struttura ospita anche l'asilo Petit Oiseau, che è riservato ai figli delle strutture giudiziarie, quindi avvocati, impiegati, magistrati, una delle poche esistenti in Italia, tanto che ci hanno chiesto un pochino come abbiamo fatto a realizzarla. Realizzata proprio con l'aiuto ovviamente del comune, della struttura e in base a una procedura di best practice che il tribunale ha avviato a suo tempo, per cui è stato possibile realizzare. Sono piccole stanze nelle quali possono essere ospitati, appunto, con una retta che è molto modesta, i figli di avvocati, impiegati e magistrati di qua del Tribunale di Castrovillari. Un asilo nido, va, diciamo. Si avvicina Pasqua, un messaggio anche augurale. Ma l'augurio è che veramente la risurrezione di Cristo appartenga alla nostra risurrezione, perché non possiamo noi cantare alleluia e poi di fatto vivere
e sopportare esperienze di morte. Quindi il credente è colui il quale crede veramente che la risurrezione appartiene a Cristo, o come appartiene a Cristo, appartiene a tutti quanti noi, alle nostre situazioni, al nostro territorio.